Wahekuj, benvenuti in questo nuovo video, sono AndraLink91 ed oggi siamo su Inazuma Eleven SD. Come diceva una vecchia canzone, Love is in the air. E così anche come su Inazuma Eleven, c'è l'amore nell'aria. Sto ovviamente parlando di San Valentino, è ovvio, e anche se in teoria quando vedrete questo video sarà già passato, ciò che non sarà passato saranno i 5 biglietti che Level 5 ci ha regalato per questo nuovo evento. Sto parlando appunto di quei biglietti che ci hanno regalato proprio per San Valentino. Come vedete sono arrivate anche le ragazze su Inazuma Eleven, sono arrivate in pianta stabile. Anche se sembra che siano in tenuta lavorativa per fare dei dolci, che classico San Valentino che fa la donna ai dolci, certamente, però vediamo appunto, abbiamo i biglietti, ne abbiamo 5, ce li ha regalati appunto Level 5, ho anche altri biglietti, quindi insomma oggi si slotta un po' di robina. Abbiamo anche una possibilità più alta fino al 21 di poter slottare sempre le ragazze in tenuta da San Valentino, ma io direi di andare subito a usare queste 5 monete e vedere chi troviamo. Penso si possano trovare solo ragazze, però insomma, si è sempre un po' braccini con questo evento, quindi questi eventi, insomma, non questo in particolare, tutti gli eventi che in genere Level 5 programma sono un po' restii a dare giocatori importanti, oppure mettono roba che non c'entra niente. La palla è bassa, ma non si sa mai. Però attenzione, tre rosse non è male, me le voglio godere quelle rosse. Ovviamente, infatti, ci sono anche i maschi. Vai, vediamo un po'. Ok, rango B, attenzione, rango B. Afro di rango B già ce n'ho alcuni. Non so chi è. Afrodi, ah, rango su. Ah, quindi io avevo Afrodi della Zeus normale, allora avevo trovato. Perché questo non me lo segna, mi fa solo rank up. Ah. Va bene. Beh, niente. Beh, insomma, volevo trovare Beta, è ovvio, perché tra le tre era più forte. Però, insomma, conta, a quanto pare, conta anche il dribbling per gli attaccanti. Mentre per i portieri conta anche la difesa, il block, ma è assurdo. Vediamo se ci danno anche la slottata gratis. In genere, quando c'è qualcosa di nuovo, sì, slottata gratis, vieni a me. Brava Level 5, anzi, Crewer, sotto consiglio di Level 5, quindi è tutto quanto in giro loro. Dai, dammi il potere. Sì, vabbè. Però è rossa. Insomma, lui mi piace, Boh, andiamo a fare queste 10 slottate, vai. Me le mangio tutte e poi andiamo a fare quell'altra con gli altri biglietti. Perché come avete visto ho un bel po' di biglietti. Diciamo che mi sono messo a giocare. Mi sono messo a giocare in modo serio, ho completato gli obiettivi. Però le monete sono sempre poche, ragazzi. È molto bassa stavolta, è molto bassa. Un argento la voglio, una. Un argento in effetti, un argento. Oh, Afrodi, un altro Afrodi rango B, perfetto. Quello della Zeus nuova. Cavolo, due di quelli addirittura. Ok. A parte che Hatch è forte, non so qui se sia forte, ma in Azumi Eleven il primo è forte. Vai! Ah, ok, ma vabbè. Ma io guarda, a sto punto le monete ce le spendo tutte. Non dico che voglio trovare per forza una di queste ragazze, però insomma, sarebbe una bella aggiunta al team. Oh, guarda, a sto punto Frodi lo metto in squadra. Ne ho tantissimi di lui a sto punto. Cavoli. E mi sa invece che però gli altri Afrodi che ho trovato erano invece sempre della nuova Zeus. Poi vedo, perché comunque sia, ragazzi, ne ho tantissimi allora. Se anche era l'altra Zeus, ne ho tre dell'altra Zeus, tre di questa. È sempre un buon giocatore alla fine, c'ha un bel livello alto. Ah, ok, dell'Alpine. Allora, partiamo dai difensori che sinceramente Mizukamiya, se capitasse, lo metterei direttamente in squadra. Non ci penserei un secondo. Attenzione però. Ah, Apollo? Ok. Non so di preciso, però i biglietti sopra, SR e A, dovrebbero in genere garantire un rango alto sicuro. Questa non lo so. Questa chiunque capita, capita a sto punto, non è che sia un gran problema.
Però quello che mi fa un po' rosicare è che c'è gente che con una slottata trova il mondo. Io sì, ho trovato qualche S, però rispetto ad altri, no. Proprio no. Poi se ne vantano pure, no? Vanno là, io ho trovato questo con una slottata, è bravo. Dove sta il video? Dove sta? Ci vogliono le prove, i fatti ci vogliono. Perché a parole pure io sono bravo. Ok, questo era raso terra. Dammi un argento. Beh, vabbè, questa era proprio rara, col ticket raro. Ehi però, ehi, Atsuya. Ah, quanto mi piace Atsuya. Alrighty. Perfetto, se è buono, subito in squadra. Non ci penso due volte. Però devo vedere quanto attacco ha una volta che arriva a 50. Se ha più di 60 è un'ottima aggiunta. Perché la squadra come l'ho ora è bilanciatissima. Ho uno che tira potente, che appunto è Basile. Ho Asuto che dribbla e tira. Ho Kirina che dribbla. Però è buono comunque. Non lo so ragazzi, sarà difficile. Perché la difesa è quella che è. La difesa deve essere alta assolutamente. Riccardo, già ce l'avevo, Riccardo rango S, vabbè dai. Bene, allora, per oggi mi sa che abbiamo finito. Oh yes, abbiamo finito tutte quante le slottate per oggi. Poi per il nuovo evento anche, vedete, abbiamo le basi, C, B, A, che sono molto utili. Vabbè, lei, insomma, se vi piace Tanuki, ok. Però insomma, le basi sarebbero molto utili, quindi se partecipate all'evento, insomma, potete trovare della robina niente male. Io ho partecipato alla prima parte dell'evento, adesso non sto partecipando, ma penso che riprenderò. Anche perché Endo, Oden, insomma, non è che sia particolarmente forte, come vedete, no? Anche al 50, di parata a 56, è a rango A. Magari salendo arriva al 60. Ad ogni modo, Kuj, questo video finisce qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione trovate sempre il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti e anche foto a tema nerd. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye.